ultimo prodotto di video recensioni per questo periodo. Lo so che vi ho un attimo tediato, ma vi chiedo scusa e benvenuti in questo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, è una partita sparata proprio. Questo è il video dei prodotti di solventi unghie che sto usando in questo periodo. Ne ho usati due e ho bisogno di parlarvene perché uno è stata una delusione immane e l'altro è stata una scoperta favolosa. Parto dalla delusione perché le cose brutte si dicono subito. E questo è un solvente della Seta Blu, di cui io amo la versione quella grande, diciamo classica, l'acetone classico. E ora vi vado a dire perché questo non lo sopporto. Allora, un leva smalto nutriente con l'olio di argan, solvente leva smalto oleoso a base di acetone, rapida dissolvenza dello smalto, delicato e nutriente per le unghie. È un made in Italy, è da 75 ml, l'ho voluto provare perché era in confezione piccola, poi il fatto che c'era l'olio mi dava un attimo di curiosità, proviamolo, vediamo. L'ho pagato 1 euro. Allora, vabbè, il profumo di papuzza di acetone si sente, ma la cosa che mi ha sconvolto di più è che anche se ha l'olio all'interno, sicuramente in piccolissime quantità, ma mi ha seccato l'unghia e il contorno tantissimo, le cuticole, molto più di un solvente con acetone scritto così e senza la goccina di olio all'interno della stessa marca. Ci sono rimasta veramente male e in più non toglie benissimo lo smalto. Ovviamente parlo degli smalti, quelli difficili da togliere, quindi quelli con glitter, quelli scuri, i rossi, i neri, i blu, che sono difficilissimi da togliere. Quindi questo leva smalto non fa il lavoro da leva smalto, mi dice che idrata e non idrata, anzi secca, quindi no. Fortunatamente è finito, lo vado a mettere nella busta dei prodotti finiti, così ve lo rimostrerò un'altra volta per risconsigliarvelo e poi non ne vogliamo più sapere. L'altro prodotto invece è della Dolce Sguardi, è un solvente profumato per unghie con acetone. Loro non scrivono nient'altro, c'è solo acetone. Questo prodotto sempre è un made in Italy e questo è da 120 ml, questo l'ho pagato, non c'è più il prezzo sopra, ma un euro sempre perché li prendo tutti 50 centesimi. Questo prodotto toglie benissimo lo smalto, non disidrata più di tanto l'unghia, anche se non ha la goccina di olio d'argan all'interno, e mi piace molto perché veramente io normalmente metto ovviamente la quantità su un batuffolino, l'appoggio, conto da 3 fino a 5, tiro via e voilà, lo smalto non c'è più. Scusate se sono un po' schizzata, chiedo scusa. E quindi è un prodotto veramente efficace, ve lo consiglio. Ragazzi, ci siamo tolti da mezzo tutti i prodotti che di recente non vi avevo recensito. Io ora vi mando un grosso bacio, spero il prossimo video sia qualcosa di più interessante, forse un pochino più gioioso. Io ora vi mando un grosso bacio, grazie per aver visto anche questo video. Ciao ragazzi, ciao ragazze, in gamba!